Dicevamo come però l'impresa può lavorare su questo all'interno del proprio staff. Ci siamo? Ora vi spiego come. Però tutto cambia quando nel 2005 viene teorizzata la CCT, l'abbiamo detto prima. Questa teoria è fortemente rivoluzionaria. Abbiamo detto prima come ci sono tanti motivi per andare per consumare. Abbiamo detto la teoria dell'utilità, abbiamo parlato della concorrenza monopolistica, abbiamo parlato di si consuma per un riscatto, si consuma per l'effetto dimostrazione, ci sono dei consumi tribali, viene pure chiamato in economia, però ce ne sono tanti. Ma questa teoria evidenzia un cambiamento epocale. Questo cambiamento epocale è legato al cambiamento del consumatore, che non sarà più, viene chiamato non più generazione X, ma si chiamerà generazione Y. Cioè si chiama i millennials consumers. Questi nuovi consumatori del nuovo millennio hanno, che voi costituite appieno, anche se in realtà lo sono forse anche i vostri genitori. Io non so quanto giovani siete, quanti anni hanno i vostri genitori, però in realtà sono i nati, no, i vostri genitori non lo sono, perché comunque avete 24, 25, 30 anni, appunto, i 50 anni, no, dico voi 30, 35, 24, 27, ma questi nuovi consumatori sono quelli nati fra gli anni 70 e gli anni 80. Io sono un nuovo consumatore del nuovo millennio. Dagli anni 70 agli anni 80 il consumatore ha cambiato comportamenti. Il consumatore è un consumatore molto più critico, cioè è figlio. I genitori di questi nati negli anni 70 e anni 80 si sono bevuti tutto. Che è più bianco, più non si può. Che se compri quello diventi così. Se mangi quello diventi alto, biondo con gli occhi azzurri. Che a un certo punto i consumatori di nuovo millennio hanno detto: noi non ci crediamo più. Non solo, siamo figli. Da 25 anni c'è Striscia la Notizia, ci sono le Iene, dove c'è un livello di attenzione, il consumatore si deve difendere da qualcun altro. C'è più? C'è un movimento per la difesa del consumatore, ma quindi quella funzione puramente persuasiva, la pubblicità, le strategie di marketing non ce l'hanno più come prima. E vediamo come ce l'hanno adesso. Sono molto più complesse, sono molto più, vedremo come appagano l'esigenza di questo nuovo consumatore. Cioè, le caratteristiche di questo nuovo consumatore sono fondamentalmente tre. Vabbè, scriviamole qua, è un peccato non sprecare altro foglio. Prima caratteristica. Questi consumatori sono sono nati fra gli anni 70 e gli anni 80, l'abbiamo detta, e sono figli di una generazione che è nata nel consumismo, quindi negli attacchi mediatici, pubblicitari. Sono persone che hanno una cultura un po' più alta rispetto al passato e sono dei green consumer, cioè sono dei consumatori che dopo lo spreco, i disastri naturali, lo sfruttamento dell'ambiente, il consumo totale delle risorse naturali, a un certo punto ci siamo resi conto che prima o poi queste risorse sono terminate. E se continuiamo ad andare così, non c'è sostenibilità per le generazioni future. Quindi c'è un livello di attenzione per le tematiche socio-ambientali
che in passato non c'era, perché la plastica era una evoluzione, un'idea rivoluzionaria al punto che non ero più costretto a lavare i piatti. Ma nessuno ci aveva detto che poi quella plastica non sapevamo dove metterla. Cioè, in realtà sì. Che succede? Che non era quello l'interesse. L'interesse era altro. Questo consumatore poi c'è una caratteristica unica. Si chiama l'empowerment, cioè il fatto che gestiscono, come posso dire, aiutano e condizionano le scelte. Cioè, a tenere il potere, questa volta, non è più chi fa marketing condiziona i consumi, ma il marketing ora è teso a soddisfare la richiesta di questi individui. È molto più difficile che si riesca a condizionare le proprie scelte, ma si trasforma il prodotto in base alle richieste fatte. Mi spiego. Oggi il consumatore del nuovo millennio è figlio e un internauta. Nel momento in cui si è trovato male, dice non andare in quell'hotel, perché non si mangia bene, perché non dormi bene. Delete. Il consumatore crea la propria shopping experience, determina la propria esperienza d'acquisto, ti valuta, ti osserva e determina sopra, su o giù, tetto e pavimento di un'impresa. Può distruggerla. Quindi l'impresa, per l'impresa, vietato sbagliare. Nel momento in cui si sbaglia, si adottano delle politiche non politicamente corrette nei confronti dei lavoratori, nei confronti dell'ambiente. Il consumatore, pollice giù. Quindi notate come non è tutto le scelte sociali e ambientali di un'azienda, sono sicuramente perché magari nei valori di un'azienda c'è quello di preservare l'ambiente o la collettività, ma c'è anche tanto legato a quel famoso pi greco, profitto, perché sappiamo che il consumatore del nuovo millennio è attento alle tematiche socioambientali. E quindi quando noi andiamo a sentire tutte le aziende che se compri quel fustino, un euro va a quell'associazione, se compri quel mobile, se compri quella cosa lì, poi c'è doniamo all'UNICEF, eccetera, sicuramente ci può essere uno scopo legato, un'esigenza integrata all'interno del proprio scopo di azienda, quindi politica aziendale, ma c'è tanto legato a quel famoso profitto, perché appagando quello soddisfo l'esigenza di questo nuovo consumatore che è molto più interessato a che cosa? Alle politiche socioambientali, perché rifiuta i disastri ambientali che abbiamo creato nelle generazioni precedenti, ma oggi siamo molto più orientati a quello. E quindi immaginatevi qui quel famoso people, qual è il valore in marketing che ha nel processo legato ad attrarre quel consumatore del nuovo millennio. Il cerchio si sta per chiudere? Ci siamo? Quindi abbiamo detto come quella famosa comunicazione dei valori di un'azienda passano attraverso il personale. Quindi nel processo di comunicazione d'impresa, pubblicità, pubbliche relazioni, promozioni di vendita, ma c'è anche people, le persone, che sono ambasciatori dell'azienda. Ma abbiamo detto che per un'azienda è vietato sbagliare, perché ogni volta che sbaglia, il consumatore esprime un giudizio.
ed è in grado di elevarti o distruggerti in pochissimo tempo, non soltanto a livello locale, ma a livello globo. Vai su internet e ti combino il macello. Ecco perché le aziende, le più grandi, si adottano, creano il cosiddetto codice di condotta. Il codice di condotta è un'evoluzione di un'implementazione di strategia di marketing tesa e finalizzato a monitorare quei comportamenti all'interno e all'esterno di una propria impresa per garantire più o meno bene o male, perché nessuno possa inficiare su come quell'impresa venga percepita dal consumatore. Il codice di condotta, quindi, è un insieme di regole che l'impresa stessa si dà per essere certo che, seguite queste regole, la nomea, la fama, la percezione del brand è preservato. Queste regole sono e devono interessare tutti gli stakeholder, quel famoso micro ambiente di impresa. E quindi, quando io mi rivolgo al cliente, gli dico: se tu fai il bravo, io dono 1 euro a quell'associazione, tu fai la tua parte. Lo dico ai fornitori. Voi, se volete vendere a me il vostro manufatto, dovete assumere tutti i dipendenti, dovete trattarli bene, dovete avere gli estintori, quello, quello, quello e quell'altro, altrimenti fuori, tu con me non lavori. Oltre al fatto che a noi ci fa piacere sapere che è quell'impresa con quei comportamenti, ma l'impresa tanto li persegue, o perché è integrato nei propri obiettivi, valori aziendali, ma è anche perché soddisfa il profitto, la massima differenza fra ricavi totali e costi totali. Un codice di condotta è esteso, abbiamo detto, su tutti gli stakeholder. E quindi cosa significa? Che anche nel canale distributivo io devo implementare una serie di norme di sicurezza sul lavoratore e sui coloro i quali andranno a visitare quel punto vendita, proprio per garantire che nel momento in cui esplode una bomba in quel negozio, probabilmente i nostri consumatori ti diranno: io non ci vado più, perché non è un luogo affidabile. È chiaro? Il cerchio si sta chiudendo. Bugia, c'è un altro passaggio che vi manca. L'evoluzione di questa visione e l'evoluzione la presa di consapevolezza del cambiamento del consumatore ha cambiato un altro elemento, la modalità di comunicazione. E quindi difficilmente ci saranno pubblicità, parliamo di multinazionali, che diranno: compra il mio perché il mio costa di meno, compra il mio perché il mio lava più bianco che non può, poi visto. Non so se sono ingannevoli oppure no, non voglio entrare in merito, però difficilmente è quello. Ma si cerca di lavorare su una relazione empatica, emozionale, perché il nuovo consumatore non ne vuole più sentir parlare, perché è in grado, anzi rifiuta il condizionamento esterno, la pubblicità la ignora, prima si pendeva, era un appuntamento andare a vedere il carosello, perché faceva parte del film, faceva parte dell'appuntamento della giornata, oggi lo rifiuti. E il consumatore sa che quando c'è la pubblicità il volume si alza perché mi deve entrare, il consumatore anzi rifiuta, più mi bombardi e più io ti ignoro. Attenzione, questo tipo di consumatore. C'è tanta altra fetta di clientela che ancora siamo al volantino, dobbiamo cercare, eccetera. Ognuno importa nulla di consumare su un piatto di carta. Poi ci sono tanti comportamenti che, perseguendo tali comportamenti, alla fine perseguiamo l'utile collettivo. Se io faccio una raccolta differenziata, alla fine faccio bene al mio pianeta. E
E quindi oggi ci sono norme europee, norme internazionali che impongono addirittura delle sanzioni nell'ipotesi in cui i paesi non si adeguano alla raccolta differenziata. Oggi addirittura c'è l'umido, addirittura, per fortuna c'è anche la parte dell'umido, ma una serie di cose che ovviamente fanno bene alla collettività. No, è indiscusso che se io perseguo il mio utile economico nel adottare dei comportamenti etici, poi in automatico faccio del bene alla collettività. Se io assicuro tutti i miei dipendenti, non all'italiana del sud, ma gli pago tutti i contributi, eccetera, è ovvio che faccio bene alla gente che lavora per me. È ovvio che garantisco delle norme di lavoro, di legge, tutto per bene. Ma nello stesso tempo strizzo l'occhio a quella parte di nuovo consumatore che sceglie quell'impresa che adotta dei comportamenti politicamente corretti nei confronti dei propri dipendenti e nei confronti della propria clientela. Ci siamo? Diamo un esempio a quel che abbiamo detto e cerchiamo di capire come si evolve il processo comunicativo. Gioco forza, era più facile per me farvi degli esempi di quello che io conosco. Vi faccio vedere quindi alcuni passaggi di una realtà importante come quella di IKEA, però gli esempi sono tanti, per esempio Coca-Cola, per tutte le grandi realtà. Se ci fate caso, guardate come si è creato un livello di comunicazione emozionale che è cambiata e che è evoluta in tal senso. E vi faccio vedere, per esempio, guardate questa pubblicità. Prima, la realtà, la multinazionale IKEA comunicava in modo molto divertente. Era molto spiritosa, era riconosciuta per le proprie spiritosaggini, per quanto fosse all'avanguardia, molto più tentava, si spingeva in tal senso. Prima la vostra collega ha parlato di Benetton e della campagna pubblicitaria che è stata uno shock per tutti, il cuore con tutti i colori, tutta la campagna che ha reso popolare Benetton. IKEA invece puntava molto all'ironia. Però qualcosa è cambiato, il consumatore è cambiato, ma il cliente IKEA è un cliente un po' particolare. Un cliente di ceto sociale medio-alto, è l'intellettuale, è coloro i quali non badano allo status symbol, non scelgono la marca perché se no loro valgono, ma hanno studiato, sono tutti psicologi, disoccupati, economisti, commerciali, non lo so, biologi, però hanno l'autorealizzazione. Hanno studiato. Loro valgono perché hanno qualcosa da raccontare. Che succede? Che l'ironia è per il livello più alto. Io sono ironico se tu mi capisci. Non mi offendo. Se invece mi offendo, non capisco la tua ironia. Guardate come si allarga in automatico lo schermo. Quale, questo qui? Per esempio, sì. Oh. Allora, vediamo, si vede? A po'. Vediamoci questa. Forse dovremmo abbassare un po' le tapparelle. Me ne faccio vedere un'altra. Questo è bravo, grazie. Gianni, tu sei stato? No. Come si cambia l'altra? Me ne faccio vedere un'altra. Questa è a Natale, guardate questa.
Questa c'è. Guardate questa pubblicità come, cioè, voi avete capito che cosa sta succedendo? Cioè, che cosa vi ha comunicato? Lo sconto? Di tutta quella pubblicità vi rimane lo sconto? Cioè, avete capito il 20% di che cosa? Aspetta che devo, c'è un altro paio. Non si vede niente? Ok, mi sono spiegato quanto è lontana, ma non è finita qui. Posso andare avanti? Però se rialziamo poi non vedete voi. Dobbiamo decidere chi, deve, chi de- non deve vedere. Dovete vedere voi? Ok, allora rifacciamo altro. Ok. Posso dire una cosa? Dimmi. Giocava anche molto la voce di Chris Amato. Ah, ma vedi. E perché? Di racconta perché è in linea con quello che si dice, cioè con allora sei uno sciacallo e come che lo vede? Lo vede la fascia che no, però, però in realtà là c'è un'altra motivazione, però bravo. Nel processo comunicativo quando una cosa che non so se avete notato deve entrare nella testa del consumatore, come si fa? La voce deve essere sempre la stessa. La voce fuori campo deve essere sempre della stessa persona. Quindi, poi che sia quella di Greta Knight, non so come si chiama, non l'ho mai visto, però so, immagino cosa sia, o il doppiatore di, che ne so. Sì, intendevo che la perché, voce... Sì, è chiaro, però effettivamente c'ha un valore in termini di comunicazione. Da un rinforzo, cioè sì. Aumenta l'attenzione, attira di più l'attenzione una certo. La voce. Soprattutto perché la riconosco. Fateci caso, ma alcune volte ci sono dei bambini che riconoscono la pubblicità soltanto dal jingle o da... Sì, sì, proprio perché. Dalle prime due. Andiamo a vedere altro. E da piccolo facevo il gioco che dovevamo riconoscere la pubblicità dal suono, dai primissimi secondi. E poi diventi così. Ok, andiamo avanti. Faccio vedere altro. Poi vi faccio vedere la. Vi faccio vedere. Dai, questa è più carina. È soft, non è così divertente, però ve la faccio vedere uguale. Cercate di capire che cosa vi sta comunicando. Che ho fatto? Guardate come si parla già del prezzo. Ora fra un po' vi faccio vedere quello che è successo invece in termini di evoluzione. Aspetta, prima vi faccio vedere l'altro, così alzate una volta e ci togliamo il dente. Però voglio dirvi un'altra cosa.
Che cosa avete visto in termini di comunicazione? Cosa vi ha colpito? La multirazzialità. La? Bravissima. La multirazzialità. La? Uno dei valori che è molto vicino al nuovo consumatore è il concetto di diversity. Questo consumatore del nuovo millennio, fricchettone intellettuale, potrà mai essere razzista? Sarà ben felice se ha una visione cosmopolita del mondo, multiraziale? Però già si parla, avete visto del prezzo? Vi faccio vedere un altro di questa serie e poi vi faccio vedere come è cambiata. Allora, questo è abbastanza divertente, credo. E ora aspetta, più alzata. Ora vi faccio vedere come è cambiata. Queste sono pubblicità belle vecchie, vi ho beccato un paio che sono proprio di 20 anni fa e ce n'è una un po' più recente di qualche anno fa. E ora vi faccio vedere come adesso si comunica con il nuovo approccio più empatico emozionale. Guardate questa. Un giorno c'è stato un momento in cui mi sono sentito in mano alla mia vita. Non nel senso che mi sentivo arrivato, ma nel senso che ripartivo. Una vita può ricominciare tante volte. La mia è ricominciata da qui, da questa casa. Buongiorno. Quando le cose finiscono, in realtà si trasformano. Tu le devi trasformare. E quando realizzi che dipende da te e da nessun altro, allora lo smetti di rimandare e inizi a fare. Ecco perché mi piace fare. Perché nel frattempo rifletto. Non è andato esattamente tutto liscio subito, però le cose poco a poco cambiano, anche se a volte con me cambiano pure troppo. E a un certo punto senti che l'aria finalmente si rimodera. Le cose si semplificano, ritrovano il loro posto. Come quando si cerca qualcosa ed è proprio lì sotto i nostri occhi. E anche se non succede niente di speciale, senti che tutto comincia a girare in un modo nuovo. Ho provato a farlo con la scuola. A prendere la direzione giusta. E sai che non potrà che andare a finire bene. Giorno dopo giorno questa casa mi assomiglia sempre di più. E ho scoperto il piacere di occuparmi di piccole cose. Soprattutto quando l'appuntamento è importante. Come stasera. E tutto deve essere perfetto. Ah.
Passo a prendere la chitarra. Sì, ciao. Questo è quello che chiamo un momento perfetto. E bastano questi momenti a ricordarmi che la vita ha mille possibilità. Ehi, questo è buono, credo. Sì, grazie. Vuoi entrare? Basta sapere. No, grazie, forse è un'altra volta. Ed essere pronti a ricominciare. Puoi alzare se vuoi. Che cosa... E poi immaginate che cosa scatta nella testa del consumatore. Voi che cosa immaginate in questo momento? Vi ha parlato del prodotto? Però te l'ha fatto vedere, quanta merce ci sta dentro, come gli spazi, poi come senti la casa quando tu inizi a metterci mano. Però è emozionale, ma sì. la cosa che più... Mi ha fatto venire? Di acquistare qualcosa. Di acquistare qualcosa. Il mio spazio, quindi per avere il mio spazio, qualcosa che mi si addice, devo... Però magari forse nel cuore delle femminucce c'è qualcos'altro che vi è scattato. Siate sincere, però. Per avere quel clima di quel momento in cui lui incontra, che lì, come dire, sospanse, si pensa che possa essere una donna, invece poi è la bambina. Brava, ti stimo, brava. Che cosa succede nella testa di chi vede? È legato, è incantato a vedere tutta la storia e soprattutto dice, ma no, speriamo che non, che capisce che non è la figlia, cioè speriamo che c'è la bambina e si accorge che non è l'amante o la storia e spera che ci sia lieto fine. Cioè c'è l'emozione che viene caricata e soprattutto c'è la parola continua. Io la prossima volta mi fermerò a vedere e sperare che si sono incontrati e magari la posta è caduta, si sono scambiati il numero di telefono, non lo so. Mi sono spiegato? Sì. C'è un meccanismo totalmente lontano dal passato. Vedete come si sta evolvendo il livello di comunicazione, che è molto più empatica. E questo livello di comunicazione non è soltanto all'esterno, ma diventa anche all'interno. È nei confronti del proprio personale, ma il proprio personale lo deve trasferire al contatto che avrà col cliente. Questo genere di relazione empatica che farà? Genera che cosa? Se io genero con voi un rapporto empatico, io adesso, io vi tengo in mano, in questo momento, io vi tengo in mano. Se io volessi e vi chiedessi una qualsiasi cosa di voi, con una grandissima probabilità, voi vi aprirete. Se io fossi stato dietro alla cattedra, quindi preso il sistema di assi cartesiani, posto in ordinata il prezzo, in ascisse la quantità, individuata la quantità domandata con l'offerta, si crea un punto di equilibrio da cui determina... Io vi faccio una domanda e voi... Nel momento in cui io sono ora, sono capace di trascinarvi a me e voi mi state venendo dietro e potrei spingere ancora di più sull'acceleratore. Questo significa che nel momento in cui io sono capace di farlo nei confronti del cliente, gestendo una relazione più empatica, più facilmente il consumatore è in grado di dirmi che lui la cucina la vorrebbe in questo modo, è in grado di dirmi che il cardigan lo vorrebbe blu e non nero e quindi intercetto le sue esigenze, i suoi bisogni, gli venderò il prodotto che lui sta cercando. Domanda e offerta si incontrano, bypassando
il prezzo, la qualità, tutto il processo di qui sopra. Il vecchio metodo canonico, in cui la domanda si incontra l'offerta. E quindi sono in grado di andare a darti quello di cui tu stai cercando. Un'evoluzione di questo pensiero ancora più accelerata è nell'invio delle newsletter. Se voi aprite l'indirizzo di posta elettronica, ogni giorno vi arrivano quantità di mail che vi dicono tutto, qualsiasi cosa. Ora, il nuovo processo di marketing sta provando a evitare che la tua newsletter venga cancellata ancora prima di essere aperta. Come? Andando ad intercettare quello che si trova dall'altra parte. Noi che nei nostri gusti, nelle nostre... Fateci caso, quando su Facebook individuate un amico, in automatico vi individua l'amico di quell'amico, eccetera. Se andate in una chat, tanto che negate, ci andate, quindi non che fa... chat mai, cioè falsi. Che succede? Che succede? Guardate, dalle scelte che voi fate, se andate su, vi individuano dei gruppi o degli interessi che magari sono vicini a quello che voi, man mano che spingete mi piace su Instagram, cliccate le foto che vi piacciono, in automatico vi propongo categorie di individui che sono dello stesso gruppo, tribù, etnia. Capite cosa intendo? Che succede? Che così come nella newsletter cercherai, in base ai vostri comportamenti, al consumo che avete adottato, avete comprato un pigiama, magari vi arriverà la newsletter dove vi propone una bella camicia da notte. Perché probabilmente si percepisce che ti possa interessare. E quindi si cerca di individuare anche attraverso il web un rapporto captando le aree di interesse. Mi sono spiegato? È tutto chiaro? Che cosa subito? Si chiama marketing e strategia d'impresa, cara, io ci mangio. Cioè, mo subito, là. Tu fai la psicologa, capi? Con magari non c'è problemi, tu dici, tua madre, tuo padre, brutta cosa, e la finita è là. Dai, la colpa di mio papà, giusto? No. Ah no, tu non sei psicologo. Cioè, può essere come quando noi abbiamo una serie di famiglie che si rivolgono a noi, quando dal momento in cui... Tu, attenzione. Sì, ti ascolto. Che si rivolgono per una determinata questione, che è quella della disabilità del proprio figlio. Dal momento in cui rileviamo che tutte le famiglie hanno anche bisogno di un dentista, perché, bravo, guarda caso, tutti i loro dentisti, ci apriamo lo studio dentistico. Bravissimo. Quindi alla fine non è... Cioè, uno poi lo può fare subdolamente, bravo, bravo, però lo può fare anche per rispondendo a un bisogno. Sì, cioè, ti puoi lavare la coscienza dicendo no, così. No, nel senso... Cioè, se io offro un servizio, no? Uh-huh. Iodontoiatria, sì, orientato al cercare di abbassare i costi mantenendo una qualità alta, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. E se lo faccio con l'idea di metto su lo studio dentistico... cioè aiuto magari un mio amico che so che si vuole aprire lo studio, dopodiché dopo che l'ho aiutato me ne vado, quindi non ho più interessi economici al riguardo, non è, cioè secondo me non è subdolo, non ha nulla. Vabbè, però quello è un, tu stai proponendo, dai un servizio sociale eccetera, però in strategia di marketing non funziona proprio così, cioè nel senso che se tu offri a una persona con la quale tu crei un contatto la possibilità di rivolgerti ad uno studio dentistico, tu potresti pensare di aiutare il tuo business o l'azienda correlata alla tua. Però se tu hai uno scopo diverso sociale, quello di mettere in contatto una famiglia che ha difficoltà, è un'altra cosa. Però non ha una funzione. Cioè io oggi sono qui per raccontarvi il business, per raccontarvi il profitto d'impresa. Poi se c'è uno scopo benefico, sociale, ben venga, io sono felice. Però il tuo esempio è calzante fino a quando tu hai l'interesse a portare una rete di altre aziende, di altri servizi alla tua.
Se poi c'è uno scopo sociale è un'altra cosa, però un po' più lontano dal business. È chiaro sì, però. Sì, eh? Sì, sì. Lo faccio sempre con la stessa. Applicando magari simili strategie, no? Per cercare di per ottenere lo stesso successo, lo stesso risultato. Sì. Però appunto con una finalità esatto, differente. Adesso dimmi. Il fatto che dicessi che fosse subdolo era perché le modalità è acceso, non lo so. E le modalità attraverso cui io faccio questa ricerca di mercato espongono il fatto che io stia andando a indagare delle aree che le persone mettono. Hai ragione. E che ti ho detto? E lo so, te si chiama business. lo so, tesoro mio, vuoi fare la pace nel mondo? Pisellotto, che sei pisellotto, l'ho detto io. Quindi tu fai parte del CCT. Millennial Consumer, generazione Y. Allora, senti, tu hai la giustizia, da me non l'avrai. Se vuoi, chiudi da là. No, hai ragione, però mi spiace, ma business. Bene, adesso ci manca un altro tassello a tutto questo. Perché magari fosse così facile promuovere il messaggio aziendale, il concetto aziendale, le pubbliche relazioni, il messaggio pubblicitario attraverso il dipendente, attraverso il famoso people. Avviene così? Beh, senti, fai questo. Non avviene così. Ci vuole formazione, ma ci vuole soprattutto un qualcosa di più importante che si chiama leadership, che probabilmente o avete studiato o avete sentito dire, però ancora una volta cerchiamo di ricondurlo al mero sporco fine economico. Cioè, ok? Quindi proviamo a indagare che cos'è secondo voi la leadership. Microfono. Non era per dire cosa dire. No. Chi è un leader? Chi è un leader? Chi è un leader? È una persona che. Persona carismatica. Che riesce a condurre. Una persona che... sto ripetendo quello che dice la vostra collega. All'interno di un gruppo... Le prendo di distanza, bugia. È giusto. No, all'interno di un gruppo di persone, questa persona è sicuramente riconosciuta come capace di poter influenzare più degli altri le scelte della vita del gruppo e soprattutto di orientare poi... Anche là arriva lei, perché però che schifo, cioè, ecco, no, è giusto quello che dici, la capacità di giusto, trainare giusto. Il gruppo, di soprattutto trainare il gruppo. Che viene riconosciuto come leader, che venga riconosciuto come leader, giusto. Che altra definizione? Aspetta, tu farina del tuo sacco, ho detto qualche cosa. Vai, nel cara. Senso che può essere sia riconosciuta, nel senso che determinata, come si può dire, tipo il presidente del consiglio, vabbè, che non è votato in questo caso, però può essere sia, come si può dire, riconosciuta, scelta, che imposta, cioè nel senso proprio come leader. Non sei proprio da buttare. Sentite, allora, in realtà quello che dice Mariangela... Un senso ce l'ha, perché Mariangela, traduciamo per gli italiani, perché ha una lingua un po' strana, le dice effettivamente la leadership te la puoi conquistare oppure te la puoi prendere. Ci sono tanti leader che non gli è stata data, ma che magari te la impongono. Immaginate un dittatore, cioè entrano perché si trova in una determinata condizione, divento un leader e tu fai quel che dico io. In realtà un senso ce l'ha, perché sempre nella visione più storica di leadership,
che anche quella ci sono, c'è tanta evoluzione, però nella visione un po' più storica possiamo distinguere tre tipi di leadership, sono molto di più, però superata la leadership carismatica di Gesù di Nazareth, ma cercando di, nella visione più storica, facciamo tre tipi, riconosciamo tre tipi di leadership. La prima, quella direttiva. Una seconda, democratica. Una terza, permissiva. Fermiamoci a questo tipo di leadership, le spieghiamo, però andiamo avanti, cerchiamo di capire come, soprattutto perché mi serve un leader, serve all'azienda un leader. Direttiva, la leadership direttiva è quella un po' più semplice. Io sono a capo, ubi maior, minor cessat, tu fai quel che dico io. La leadership direttiva però c'ha un punto di debolezza, crolla nel momento in cui io non ci sono. Nel momento in cui manca il controllo, la leadership direttiva crolla, perché una leadership direttiva è rivolta a una categoria di soggetti o di individui che hanno bisogno di una chiara direttiva. Tu fai quello, catena di montaggio. Tu fai quello, io farò sempre quello. Una leadership direttiva, però, nel momento in cui manca il capo a dire che cosa devo fare, crolla. Soprattutto perché nella leadership direttiva si presuppone che il leader sia il detentore della verità. Io vengo da te, tu mi dai la risposta. Leadership democratica. La leadership democratica si fonda su un altro presupposto. Parliamone. La leadership democratica è strutturata sul confronto, sullo scambio reciproco di informazioni, sulla valutazione, sulla presa di, sulla scelta che leadership conduce, ma consultando, condividendola con il gruppo. La leadership persuasiva, permissiva, scusatemi, è quella leadership dove il leader delega, dove c'è una perdita del dettaglio da parte del leader, il leader non entra nel dettaglio, il dettaglio è demandato all'operatore, però io, il leader, ha piena fiducia, ha instaurato un rapporto di fiducia con i collaboratori che sono, si sentono molto meno controllati, molto meno soldati. Punto di debolezza. La produttività è molto bassa. Nella leadership permissiva tutto è demandato ai collaboratori che ovviamente seguono tempi e ritmi decisamente inferiori rispetto alle loro potenzialità. In realtà non esiste una giusta leadership. Cioè in realtà la direttiva, la democratica, la permissiva sono tutte e tre positive o tutte e tre negative, ma dipende dal contesto, dal momento storico, dal punto di, dal luogo in cui la esercitiamo. Ci sono momenti in cui la leadership direttiva può essere usata quando un evento esterno superiore non ci dà il tempo di condividere, di essere democratici. C'è prima l'azione e poi il pensiero. Quindi la leadership direttiva può essere implementata e non percepita come una direzione, come un imponimento, se un evento esterno superiore ci mette nelle condizioni pressa la scelta immediata.
Non ho il tempo di condividerlo con te, vai. C'è un bambino che sta uscendo dall'uscita di emergenza. Prendilo. Non mi potrò mai offendere. C'è un evento, devo correre. Quello viene prima del fatto che dici, andiamo a raccogliere questo bambino. È chiaro? Una leadership permissiva. Nel momento in cui il leader ha creato una base, una seconda linea di riporto, instaurata sulla fiducia e sul livello di competenza, potrebbe essere che il leader decida di non entrare nel dettaglio, ma di delegare il dettaglio, sapendo che i propri collaboratori abbiano raggiunto un livello di competenza e di maturità professionale tale da essere certo che quello che loro faranno, lo faranno col buon padre di famiglia, con l'atteggiamento che in marketing si traduce penser patron, pensare da padrone, quindi comportarsi come se l'azienda fosse la tua. Chiaro? La leadership democratica ha un valore nel momento in cui c'è un livello di reazione positiva. Nel momento in cui il leader condivide, se lo condivide con un cane e un gatto, probabilmente non avrà senso condividere una scelta. Se invece a condividerlo c'è una parte attiva, c'è qualcuno dall'altra parte che è propenso ad accettare e a condividere, a sentirsi parte integrante di un processo, allora la leadership democratica ha un risultato eccezionale, perché quella persona dà un contributo attivo, anzi cresce in competenza, si sente preso in considerazione e appaga il mio livello, la mia bisogno di essere riconosciuto. Questo però si può fare solo quando la platea è recettiva. Se dall'altra parte non gliene importa nulla a nessuno, probabilmente una leadership democratica che all'occhi di tutti potrebbe essere la soluzione migliore, non c'ha senso, perché dall'altra parte c'è gente a cui non gli importa nulla, che vuole fare il soldato e vuole la direttiva. Io non voglio capire niente. Dimmi che cosa devo fare, lo faccio. È chiaro? Però, come si evolve questo? Come si va a portare? Abbiamo detto che, innanzitutto, si basa, in realtà, per individuare, per crescere il leadership, ci sono delle regole guida. Ci sono delle caratteristiche e dei comportamenti che bisogna seguire per migliorare la propria leadership e il livello di competenza delle persone con le quali ci si relaziona. Innanzitutto, un buon leader deve essere teso all'obiettivo economico. Quindi, la vostra collega mo si farà una menata su questa cosa, però un leader in un'impresa è colui il quale tende al perseguimento, all'obiettivo economico. Qual è l'obiettivo economico? La massimizzazione del profitto, data dalla massima differenza fra ricavi totali e costi totali. Abbiamo detto che, diciamo che un leader, un bravo leader, svilupperà che cosa? Il proprio staff di riferimento, il proprio gruppo. Attraverso che cosa? Dando suggerimenti, stimolando il proprio interlocutore perché lui possa dare un contributo al processo, ispirandolo, dandogli stimi, dando un buon esempio, cercando di trasferirgli concetti che però magari non sono alla sua portata, ma che trasferiti possono lavorare su questo, ma nello stesso tempo la persona può dare un contributo al processo. Deve inoltre far crescere, abbiamo detto, le persone, ma cercando di
ispirarlo, dargli dei suggerimenti perché lui possa poi elaborarli dal suo punto di vista e magari aiutare il leader a qualcosa che non ci sarebbe potuto arrivare, perché la competenza di un leader è di certo lontano anni luce da quella di uno specialista. Però per lavorare su queste due voci c'è uno strumento che vediamo fra un po'. Terminiamo le caratteristiche e poi torniamo su questo strumento. Un leader deve essere capace di trovare metodi differenti rispetto a quelli utilizzati dal passato. L'abbiamo detto in chiosa, abbiamo detto come non è una scienza esatta. Quello che è giusto oggi non è il più giusto domani. Se viene implementata una metodologia, domani il consumatore, il territorio, l'ambiente cambia, noi dobbiamo provare a immaginare uno scenario nuovo. E quindi un leader è colui il quale è in grado di trovare soluzioni diverse rispetto al passato. Dimmi, Cesare. Si può sintetizzare questo discorso con la parola innovazione? Innovazione, certo, assolutamente sì. Innovazione. Sì. L'innovazione va a passeggio con un altro concetto, che è il cambiamento. Stare sempre al passo con i tempi, ma sempre trovare una soluzione strategica per soddisfare il cambiamento. La leadership è forte nel momento in cui si è capaci di accettare un cambiamento. Immaginate quanto poco leader è una persona che è rigida, che è ferma nelle sue posizioni e che è legata al proprio sistema. Guardate quanto è stato difficile implementare per un sacco di aziende. Immaginate Poste Italiane, tutto il processo di cambiamento. Immaginate quando vedete lo sportellista che ha manca 2 anni alla pensione. Immaginare che questa persona sia disposta all'innovazione tecnologica, al cambiamento. Quello significa non avere leadership. Un leader è capace di implementare un cambiamento e di farlo implementare, perché un leader è capace di far sì che le cose accadano e di far portare le persone, seguire le persone a quello su cui il proprio obiettivo. Poi, ovviamente, c'è un concetto. Il leader deve dare l'esempio. Un leader deve essere valoriale. Abbiamo detto che le aziende sempre più spesso adottano un codice di condotta. Un leader deve rispettare questo codice di condotta, deve dare l'esempio nel rispetto, in ossequio alle regole di un codice di condotta. Giusto? E poi un leader è una persona che di certo non gioca solo. È un democratico, è una persona che sviluppa i concetti, elabora concetti che gli vengono suggeriti. Ma non solo suggeriti, ma fa in modo che gli vengano suggeriti. Instaura un rapporto empatico, un rapporto in cui un gruppo si può sentire a proprio agio. Non è un solista. Un leader è una persona che muove il gruppo e che ascolta le esigenze delle persone e cerca di portare avanti anche le esigenze di un gruppo. Quindi, leader, abbiamo fatto la distinzione in quella che è la visione più canonica di leadership. Abbiamo detto come leadership direttiva, democratica e permissiva. Abbiamo visto come un leader, una leadership non è migliore rispetto all'altra, ma la differenza è la contingenza, è il pubblico di riferimento e il momento storico. Non ce n'è una migliore dell'altra. Abbiamo visto come la leadership deve passare attraverso degli obiettivi, dei piccoli comportamenti. Questi comportamenti sono, abbiamo detto, l'obiettivo economico, abbiamo detto far sviluppare le persone, aiutare, ispirare le persone, fare le cose in modo differenti, promuovere il cambiamento, lavorare in gruppo e poi essere valoriale. Giusto? Sì o no? Tutto chiaro? Però abbiamo detto che c'è una cosa più importante. Per far crescere le persone, per dare un contributo alle persone,
dobbiamo essere capaci di dire le cose così come stanno, con un feedback. Ora vi faccio vedere un video del Diavolo Veste Prada. Tranquilla, buon pomeriggio. Certo, grazie, molto volentieri. Abbassiamo le tapparelle e vi faccio vedere questo estratto da questo film. Abbiamo visto tutto il Diavolo Veste Prada, vero? Tu non l'hai visto. Allora, lo raccontiamo. La storia, fra l'altro, è ispirata anche ad una mezza storia vera, ad un personaggio che è la direttrice di Vogue America. Questa direttrice di Vogue America, una donna, è famosa per essere un leader decisamente direttivo e di avere, e comunque ha condizionato fortemente il mercato europeo. Addirittura immaginate che è stata capace, siccome ovviamente immaginate quanto è importante per le case di moda, per uno stilista andare a finire su una copertina così come Vogue America, è stata capace di condizionare le scelte così importanti come la Fiera della Moda. Voi sapete come funziona la Fiera della Moda? La Fiera della Moda funziona in, ovviamente, all'inizio e alla fine ci sono gli stilisti più importanti. Sì o no? Quindi, gli stilisti più importanti, Giorgio Armani, non starà mai al centro, cioè, ma sarà o l'apertura o la chiusura. Perché questo? Secondo voi? Il livello di attenzione. Perché altrimenti, se Giorgio Armani fosse il primo, mi vedo il primo giorno e me ne vado, giusto? La Fiera della Moda normalmente dura 5 giorni, una settimana, la settimana della moda. La settimana della moda in Italia è diventata i 3 giorni della moda. Sapete chi ha condizionato? La direttrice di Vogue America. Lei in una lettera, in una mail fantastica, in una lettera fantastica, scrive a la moda a Parigi e a Milano, dove dice, siccome noi non abbiamo molto, non possiamo stare, noi chiederemmo di accorciare i tempi, 3 giorni. Immaginate spostarsi tutta una troupe dall'America per una settimana. Ovviamente Parigi ha detto a me, di te non mi importa nulla, durerà perché poi al centro ci sono tutti gli stilisti emergenti, tutti quelli che hanno bisogno di una promozione e che pagano uno spazio per stare in quella settimana. Invece l'Italia ha accettato. Milano da una settimana diventa 3 giorni. Quindi immaginate il potere che ha questa donna. Beh, in questo film ispirato a questa direttrice di Vogue, c'è una storia di una ragazza che tutto faceva tranne che, tutto desiderava tranne che lavorare nel settore della moda, ma non riusciva a trovare lavoro, entra nelle grazie di questa donna, con tante enormi difficoltà, con umiliazioni, piangendo, odiandola e amandola, poi comunque diventa come lei, cioè nel senso che diventa arida, diventa molto più orientata al business come lei, però fa un passo indietro e sceglie la sua vita privata, il suo amore, e torna, rinuncia a questo posto così ambizioso, tanto desiderato da tutti. Vediamo un estratto, e l'estratto che ho scelto fa riferimento a come dare un feedback. Abbiamo detto, di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando del fatto che un leader deve essere in grado di far crescere le persone, deve essere in grado di far ispirare le persone che lavorano nel proprio gruppo. Si può far crescere le persone dicendo le cose così come stanno. Se io non vi dicessi che magari nella vostra presentazione, ciao, mo prendo in ostaggio Cesare, ciao, sono Cesare, la cantilena, probabilmente Cesare domani farà la stessa cosa. Se non dessi un consiglio alla vostra collega di entrare troppo nel dettaglio, lei ci ha raccontato nella sua presentazione, è entrata nel dettaglio. Se io entro nel dettaglio, il livello di attenzione scende. Lei domani farà la stessa cosa. Glielo dico, probabilmente ci riflette, ovviamente se ho terreno fertile, se ho Cesare che non gli ha fatto niente o non ha stima nei miei confronti,
non ha fiducia nei miei confronti, non sono stato capace io di trasferire competenza e fiducia e stima, se no lui non mi ascolterebbe neanche. Ma ognuno di voi ha fatto, ha commesso degli errori nel piccolo intervento. Probabilmente se li facessi notare domani le correggereste. Ovviamente secondo il mio punto di vista. Magari arriva qualcun altro e dici no, tu fai la cantilì, mi chiamo Cesare. Oppure capire quello che è utile dire, quello che è interessante dire, quello che può servire all'altro. Perché l'obiettivo qual è? Tenere alta l'attenzione. Io sto lottando per tenere alta l'attenzione. Sono stanchissimo, ho dolore ai reni, alle gambe, alla testa, perché sono iperconcentrato. Nel momento in cui io mi distraggo, voi prendete il sopravvento. La stanchezza prende il sopravvento, voi mi ignorate e io non faccio bene il mio lavoro. Faccio le mie pause, intervallo, dico le mie sciocchezze e costruisco però dei pensieri. Li riprendiamo perché per me è il metodo per poter, gioco con le mani per esempio, per tenere alto il livello di attenzione. Questo dovremmo imparare a farlo tutti, ma non per me, ma per voi, perché possiate garantirvi un livello di attenzione nei confronti di chi ci avete davanti, tale da poter impegnarvi e raccontare le vostre idee. Feedback. Diamo un'occhiata. Due metodi per dare il feedback. È molto facile come video, ci arriverete subito. Però cerchiamo di dire cose facili, ma cerchiamo di metterle in ordine per garantirvi un risultato. Abbassiamo e vediamo il video. Ci siete? State dormendo? Tutti quanti? Allora, buon feedback. Aspetta, scusa. Scusate. Vi chiedo scusa. Piccola parentesi per chi non ha visto il film. Qua siamo alla scena del film dove la direttrice di Vogue chiede alla protagonista, che credo si chiama Megan, non sono sicuro, gli chiede di tornare in tempo per vedere, lei credo stia a Chicago, deve rientrare a New York perché deve vedere la recita delle proprie figlie, lei ha due figlie gemelle. A Chicago, non so dove si trovi, onestamente non lo ricordo, c'è una tempesta, c'è proprio un temporale, un macello. Ovviamente tutti i voli, tutti gli aeroporti sono bloccati. E lei chiede a questa sua assistente, che è la protagonista, io devo rientrare, non mi interessa, fai tutto quello che devi fare. Chiama il presidente, prendi un elicottero privato, addirittura dice chiama Donatella Versace e fammi accompagnare. Fammi venire a prendere dal soggetto privato. Io devo tornare, devo vedere la recita delle mie bambine. Quello che ci interesserà è ovviamente il dopo. Lei le darà un feedback su questo, perché ovviamente non ce la farà a farla rientrare in tempo, perderà la recita delle bambine e lei le darà un feedback. Ovviamente ci sarà una reazione a questo feedback. Il filmato continua con un'altra metodologia di dare feedback, che invece è data dall'amico. Il suo amico collega, che è un disegnatore, credo, gli darà un altro feedback, sempre alla protagonista. Quindi noi ora ci vediamo il pezzettino dove due modalità di dire le cose. Il primo, da parte della protagonista, che non riesce, da parte della direttrice di Vogue, che non è stata capace, non è potuto tornare in tempo per vedere la recita delle due bambine, e da parte del suo collega, amico della protagonista. Ok? Quindi, siccome non è un cinema, allora, quindi,
Che cosa abbiamo imparato di questo feedback? Francesca, ti sei perso un pezzettino, che è una tecnica che io adotto sempre nei tuoi confronti. Però il fatto che tu il fatto che tu te lo sia aperta mi porterà un vantaggio per i prossimi anni. E di poterlo continuare ad adottare, tu non te ne accorgi. Vediamo se ci arrivano, vediamo. Che cosa avete notato? Parliamo del primo feedback. Siete stanchi, abbiamo quasi finito, non vi preoccupate. Gioca un po' sul senso, sì. sul senso di colpa. Scusami. Cioè, almeno il primo leader mi sembra che giochi molto sul senso di colpa, cioè facendo capire quanto sia più la delusione per sé, per il grande progetto, piuttosto che l'importanza del ruolo che avesse questa ragazza. Quindi, cioè, senso che... di colpa che lei dovrebbe sentire perché non è andata verso quel progetto. Almeno come è dato questo. Quindi là, diciamo, è stata un po' più distruttiva, sì. Cioè l'ha praticamente demoralizzata. Qual è l'effetto che ha sortito? E è andata lì e ha incominciato a piangere, no? Sì, dispiaciuta. Non soltanto, ma quello che effettivamente è avvenuto, che lei è stata... Cioè è stata in... Sì, ma c'è un passaggio che è necessario... prima di qualsiasi altra cosa farle notare. L'obiettivo che gli era stato affidato era impossibile. Un obiettivo deve essere smart, che significa raggiungibile, cioè non deve essere fantascienza, sennò ovvio che la persona andrà in frustrazione. Ma poi Miranda che cosa ha fatto? Quando gli ha dato il feedback, che cosa ha fatto? Com'è? Vedi tu, eh sì, certo, nella fase iniziale gli ha detto te la vedi tu, non gli ha dato dei suggerimenti, gli ha detto veditela tu, se io arrivo è merito tuo, se non arrivo sarà la colpa tua, ma non gli ha dato dei suggerimenti, non gli ha dato delle linee guida, non l'ha ispirata a una modalità, non le ha suggerito una modalità, ma poi, quindi gli strumenti non le sono stati dati, ma non poi l'ha messa in grado, ha fatto... proprio. Non l'ha messa in grado, ma poi nella fase di feedback, che cos'è che ha fatto? Prego. Più che dargli il feedback su quello che era successo, gliel'ha dato sulla, cioè, su lei come persona. Esatto. Sulla quindi delusione che assumo questa persona intelligente. E come si dice quello? È andata sul? Sul personale. È andata sul personale. No, quando uno deve dare un feedback, non deve mai andare nel personale. Nel momento in cui tu vai nel personale, tu stai colpendo me, non il professionista. Tu, quindi, nel momento in cui si danno dei suggerimenti, delle indicazioni, non potrai mai scendere sul personale. Ma devi essere il più asettico possibile. Devi essere capace di descrivere la realtà senza andar a tirare il fatto che tu sei grossa e che pesi la taglia 42. È ovvio che è enfatizzato perché deve essere romanzato come in una commedia, però in realtà è quello che non deve avvenire. Non devi mai scendere a livello privato, personale, perché altrimenti di tutto quanto all'interlocutore quello gli rimarrà. Il messaggio invece di crescita costruttiva l'avrà perso, perché gli rimarrà nella propria testa che c'ha la taglia da 42, che non vale nulla, che è un incapace. Perché nel primo feedback quello che ne esce è l'inadeguatezza. Cioè neanche per un secondo il leader ha detto però è un po' troppo, magari hai fatto il tuo possibile, gli ho evidenziato del... No, gli ha semplicemente detto è tutto, non aggiungere niente, non ti ho fatto parlare. Leadership direttiva non è democratica. Non c'è un confronto, non ragioniamo sulla questione, che cosa è avvenuto? Il tempo non te lo permetteva, no? Ce l'ho messa tutta, ti racconto il mio punto di vista e probabilmente io mi aiuti a far capire, no, è tutto, vai pure.
leadership direttiva. Secondo feedback, lì è l'evoluzione. Perché? Perché i messaggi sono tantissimi su quel feedback. Prego. Di analizzarsi e vedere tu come ti poni davanti a questi eventi, davanti a queste situazioni, cioè cerchi subito di fare anche un'autocritica rispetto a quello che non fai, se tu ti presenti con vestiti dimessi, con non pettinata, struccata, in un ambiente dove tra l'altro di moda, dove l'immagine è molto importante, certo. È già un punto molto sfavore. Bene. E poi, l'altro impiegato, insomma, le ha detto, guarda, cerca di capire, no? Perché questa cosa intanto non poteva andare a buon fine. E cerca anche di capire chi hai davanti, perché ti parla in quella maniera. Cioè, puoi anche controbattere, ecco, questa diceva, però vedi prima quello che tu puoi fare per te. E poi dopo incominci anche a rispondere, non a tono, ma a far valere te come persona. Certo. E, un passaggio di quello che tu hai evidenziato mi interessa particolarmente. In realtà, un'altra metodologia di dare un feedback è quando però abbiamo davanti a noi una persona reattiva e capace di mettersi in discussione, di fare notare come non lo vuoi fare. Vi chiedo scusa, possiamo fermarci un secondo? Che cos'altro abbiamo notato? Una cosa molto importante. Avete notato come il suo collega gli dice tutti siamo necessari, ma non indispensabili? Diceva, cioè, bello quello che tu, però vuoi sapere, cioè, dove ti, cosa pensi di come ti corre? C'è gente che qui farebbe il diavolo a quattro per lavorare, invece tu ci stai facendo un favore. E ha una reazione totalmente differente dalla precedente, giusto? Che reazione ha? E come ha fatto a farla mettere in discussione? Gli ha parlato del fatto reale, concreto? Cioè, esatto, gli ha parlato, l'ha portata sulla realtà, gli ha detto guarda che la realtà è che se noi andiamo fuori, diciamo chi vuole venire a lavorare? C'è tanta gente. Molto spesso quando noi ci troviamo di fronte ad una persona che magari pensa di avere qualità differenti, noi dobbiamo essere in grado di riportarla sulla realtà, facendo esempi reali e concreti, non entrando nel personale, ma andando a raccontare come il mondo gira, la verità. E la reazione è totalmente differente. Mentre nel primo caso piango, mi dispero, nel secondo caso ritrovo la mia motivazione. E addirittura decido di rifarmi il look perché mi adeguo alla realtà e al bisogno di quell'azienda. Sposo quello che chi mi ha dato feedback perché c'ho stima, mi sono aperto con lui, ho creato un rapporto empatico. Lei è amica di questo suo collega, si fida e addirittura gli dice aiutami a migliorare. Gli mette la propria vita nelle sue mani e dice fammi uscire un'altra persona. Capite la differenza? Quindi, al fine di migliorare e far crescere le persone, suggerire, ispirare comportamenti, è importante conoscere un metodo, ce ne sono più di uno, ce n'è uno di questi che abbiamo analizzato oggi, che è dare un feedback. Il feedback deve essere il più possibile costruttivo, lontano dal giudizio personale, ma solo professionale.
deve essere supportato da esempi reali e concreti e deve aiutare la persona a ritornare sulla realtà. Un feedback costruttivo è fatto secondo una modalità molto semplice, il gioco dello specchio. Si prende lo specchio e si dice: questo sei tu. Se noi facessimo un gioco e io vi chiedessi di fare un disegno, magari Cesare deve disegnare Mariangela, Cesare disegnerebbe, vedrebbe Mariangela in un certo modo, che Mariangela non sa di essere così. Perché quello che conta a livello professionale non è come noi siamo, ma come gli altri ci percepiscono. Perché noi dobbiamo lavorare in collettività. E io non posso dire, ma io sono fatto così. No, tu sei fatto così a casa tua. Tu sei fatto così perché tu sei una persona eccezionale, ma fuori di qui. Tu qui devi rispettare dei canoni e devi adeguarti a quello che è l'esigenza di un'azienda al fine di portare profitto. Quindi, che succede? Che nel dare un feedback io devo evidenziare passaggi reali e concreti e devo far emergere una valutazione di come io ti percepisco, che purtroppo non prevede una contestazione. Tanto più un feedback è oggettivo, tanto più è asettico, tanto meno è contestabile. Un vero feedback non è contestabile. Tu non mi puoi dire che come mi vedi tu è sbagliato. Io ti sto dicendo come io ti vedo. Che ti piaccia o non ti piaccia, il problema è tuo. Provocare una reazione si può fare. Stimolare una reazione si può da fare. Lavorare sull'orgoglio si può fare. Solo però se davanti hai una persona che coglie, che ha l'intelligenza per capire, per farsi sfidare. Per puntare sul proprio orgoglio devi avere una persona reattiva che si fida di te e che reagisce allo stimolo ricevuto. Se invece si punta sull'orgoglio su una persona che non ha questa caratteristica, la demotivi. Stimoli una persona se hai la possibilità di poterlo fare perché di fronte c'è un ottimo interlocutore. Altrimenti no. Lo elimini questa metodologia. In ogni caso, tutto deve seguire un filo logico. Qual è questo filo logico? Io sviluppo le tue competenze, ti dico le cose che vanno, le cose che non vanno, per avere un'autorealizzazione, perché persegui l'utile dell'azienda, soddisfi i bisogni dell'azienda, soddisfi quelle caratteristiche che l'azienda ricerca. E quindi sarai valutato un ottimo collaboratore. Sei all'apice. Gli strumenti ce ne sono tanti. Uno di questi che abbiamo analizzato è dare il feedback. Però deve seguire determinate regole. Ci siamo? Prima che vi suicidiate con la saliva, perché non ce la state facendo più. È chiaro quello che ci siamo detti nel pomeriggio, giusto? Tutto chiaro? Che cosa abbiamo detto? Riepiloghiamo velocemente. Allora, siamo partiti. Che dato il cambiamento, diciamo, del consumatore, che è diverso da quello di prima, con tutta una serie di caratteristiche, nato dagli 70 agli 80, orientato, è il consumatore che determina la propria esperienza di shopping, e questo, diciamo, si
si traduce in due cose operative: una dal punto di vista comunicativo, il fatto che ci deve emergere questa relazione empatica, l'altro è che le aziende sempre di più assumono un codice di condotta. E quindi, dato tutta questa serie di cambiamenti, la piramide di Maslow non viene più letta, diciamo, in, gerarchicamente da sotto verso sopra, no? Cioè, come prima bisogni fisiologici, poi sicurezza e appartenenza, ma aspetta un attimo. Ma si punta, diciamo, l'obiettivo finale è quello di è quello che il cliente possa avere un'esperienza d'acquisto in cui si sente realizzato alla fine. Ed è questo quello che porta il cliente ad essere sempre più volte cliente. Quindi abbiamo evidenziato come il consumatore, secondo la CCT theory, quindi la consumer theory, grazie, culture theory, evidenzia come è cambiato il consumatore. Abbiamo detto quindi come il consumatore del nuovo millennio è più attento alle tematiche ambientali, è una persona che costruisce la propria esperienza di acquisto e che è molto più polemico, molto più aggressivo, molto più attento a non subire gli attacchi mediatici pubblicitari. Quindi non è più interessato, sempre meno interessato a un messaggio commerciale in quanto tale, ma molto più interessato a essere alla concorrenza, a creare un rapporto di fiducia e di stima nei confronti dell'azienda. Questo rapporto di fiducia e stima nei confronti dell'azienda molto spesso si basa su quella che è una relazione empatica dettata dai valori che un'azienda riesce a trasferire. Questi valori sono rispetto al personale, valori rispetto ai fornitori, tutto deve operare secondo comportamenti politicamente e eticamente corretti. Normalmente le aziende, per monitorare questo, si avvalgono di codici di condotta, che sono una serie di regole che sono tese e attue al raggiungimento dell'obiettivo, cioè di appagare le esigenze di un nuovo consumatore. Questo consumatore è in grado di cambiare, molto più nomade rispetto al passato, e si fa condizionare dal proprio collega, dagli altri consumatori. Consulta i siti internet, giudica il servizio di una struttura alberghiera, di un ristorante, di tutte le categorie commerciali, e gli altri della propria tribù accettano i suggerimenti e su quello compiono le scelte di acquisto. Questi comportamenti sono tipici di questa nuova visione del consumatore, che ha avuto come diretta conseguenza dei comportamenti da parte delle aziende molto più orientate al conservamento, alla sostenibilità e ai comportamenti sociali, non soltanto nei confronti della società, ma anche del proprio personale, il quale è il portatore sano del concetto del valore aziendale attraverso una modalità di comunicazione assolutamente coerente con l'obiettivo aziendale. Questo livello di comunicazione si può sviluppare sia con percorsi formativi, sia con lo sviluppo delle persone che un leader deve essere capace di fare. Lo sviluppo delle persone, la crescita delle persone, viene attuato e passa attraverso una serie di meccanismi. Uno di questi è quello di dare e ricevere un feedback. Il feedback, se correttamente dato, è in grado di far crescere le persone se sono persone e soggetti recettivi. Se invece tali non sono, anche un feedback correttamente dato difficilmente attecchisce. Il feedback deve rispettare determinate caratteristiche perché possa essere percepito per quella, nella giusta modalità, nella corretta modalità. Li abbiamo visti, abbiamo visto un supporto visivo per cercare di analizzare quello che va e quello che non va. Abbiamo visto come il leader deve seguire una serie di tracce che abbiamo detto, orientato al business, far crescere le persone, ispirare le persone, farsi venire idee nuove, abbracciare il cambiamento e vivere in gruppo e promuovere i valori, come per esempio la leadership by example.
di leadership abbiamo visto la visione più storica, più letteraria, quella più canonica che prevede la divisione in tre tipologie, quella direttiva, quella democratica e quella permissiva. Abbiamo visto i punti di forza e i punti di debolezza di tale visione di leadership, ma abbiamo anche detto che non esiste una leadership corretta e una meno corretta, ma la leadership è più o meno corretta in base al momento storico, al target di riferimento, al proprio staff da applicare. Ci siamo? Tutto chiaro? Dubbi? Certezze? Perplessità? Morti? Le grandi aziende lavorano molto di più sul messaggio che vogliono mandare. Uh-huh. A livelli del primo discorso che facevamo oggi, cioè a livello di umanità, no? A livello proprio le persone che ragionano, che vanno un po' a trovare i critici, no? Che oggi non accettano più una cosa di plastica, anche se certo mi viene un ospite improvviso, gli do il bicchiere di, ma non lo uso quotidianamente come si faceva. Mi è balzata agli occhi la pubblicità di Witton. Non perché non ho nessuna valigia, nessuna borsa di questa firma, marca, però il messaggio che questa azienda vuole mandare non è solamente di un bene di lusso, ma attraverso questo bene fanno del bene alle popolazioni nel mondo in difficoltà. E infatti tutte le pubblicità, anche se ci sono degli attori abbastanza famosi, sono... Ma abbiamo detto che zone. È filantropia, mera filantropia, oppure c'è qualcos'altro dietro? No, c'è qualcos'altro, sicuramente. Però mi rendo conto che più grossa è un'azienda e più studia questa fetta di mercato, che è in continua e costante evoluzione, la trovo meno nello spicciolo. Certo, questo assolutamente d'accordo. Sì. Per quanto, quando abbiamo analizzato la piramide di Maslow, in realtà... abbiamo preso un concetto un po' più ampio, un po' da dietro l'abbiamo preso, dicendolo alla Barese, e abbiamo parlato del bisogno. E quindi abbiamo visto come il consumo è un po' più lontano dalla visione più storica di utilità, ma abbiamo visto che c'è un'evoluzione da parte dei consumatori, e quindi le scelte di consumo non sono più dettate dal soddisfacimento del bisogno primario, ma da ben molto altro. E abbiamo visto come poi alla fine certe scelte vengono fatte per altre obiettivi e motivazioni. Quindi si vede come c'è un effetto di dimostrazione, abbiamo visto come si fanno delle scelte per appagare la propria stima nei confronti della collettività, abbiamo visto come si fanno delle scelte per un senso di appartenenza, quindi un brand viene scelto ad un altro proprio perché mi sento di appartenere, io valgo perché sono legato e scelgo quel prodotto. Quindi una ricerca più di status symbol, differente invece è la generazione di nuovo, il nuovo millennio, e quindi generazione Y, come invece sono più orientate allo smart symbol. La differenza fra status symbol e smart symbol, lo status symbol è quando si fanno scelte di brand perché non abbiamo nulla o tanto molto da raccontare, smart symbol quando noi abbiamo la nostra storia, abbiamo studiato, abbiamo una posizione sociale e quindi anzi siamo fieri quando facciamo delle scelte di consumo che ci hanno visto risparmiare, o che piuttosto che buttare soldi in una Louis Vuitton o in un'altra marca, non lo so, sto facendo un esempio come un altro, ma si fanno scelte dove, perché magari risparmio per andarmi a fare un viaggio. Quindi non compro più una cucina da 12.000 euro come capitava ai nostri genitori, ma compro una cucina da 2.500 euro perché il resto lo vado a destinare a un bel viaggio in Australia. E io sono molto più felice e orgoglioso di me stesso se spendo i miei soldi in questo modo piuttosto che in un brand o in una marca super lusso. Faccio una domanda da $1 milione. Vabbè, noi abbiamo costituito questa impresa giovane, a meno di un anno,
e abbiamo, diciamo, riscontrato difficoltà nella comunicazione con gli stakeholder, con l'esterno, diciamo. Perché soprattutto, diciamo, questa impresa è formata per lo più dai professionisti, dai psicologi, i pedagogisti che ci lavorano dentro, no? Abbiamo provato a fare del nostro per quanto riguarda la comunicazione, ma ci rendiamo conto che dovremmo costituire, è arrivato il momento per costituire un, diciamo, un gruppo di lavoro che operi in tal senso. Ecco, quali sono le figure professionali, visto che dobbiamo ricercarle, dobbiamo provare, no, a vedere, a fare una ricerca di mercato, dovremmo proprio realizzare tutto questo e lo stiamo capendo grazie anche al percorso di Laboratori dal Basso. Ecco. Di chi abbiamo bisogno? A chi ci dobbiamo rivolgere? Perché l'idea è sempre quella che una persona totalmente esterna non riesca del tutto ad identificarsi o comunque a comunicare bene quello che è il servizio che noi offriamo, che è prettamente tecnico, diciamo. E questo soprattutto perché vale la pena dirlo, perché oltre alla prestazione al servizio, diciamo, quello che noi cerchiamo di proporre ai nostri interlocutori, non chiamandoli clienti, è un'idea educativa, un'idea pedagogica e così via. E per cui a volte cioè è difficile proprio per una persona esterna riuscire a trasferire quest'idea a un'altra persona, potenzialmente cliente, ora per intenderci, per parlare lo stesso lingua. È questo quello che è il nostro dubbio, da Senti, molto naif, diciamo. Massimiliano, tu per... È ovvio che se tu raccontassi qual è il modo più facile? Cioè tu dici, io se fossi a raccontare qualcosa la racconterei in un certo modo. Come faccio a essere certo che se la facessi raccontare a qualcun altro dicesse tutto quello che è importante dire, che raccontasse tutto con la stessa passione che ci posso mettere io? Qual è la metodologia corretta, secondo te? E far vivere determinate esperienze che ho vissuto anch'io, che mi hanno portato a maturare queste idee. Bravo. La risposta ce l'avevo io, ce l'avevi tu? Quindi posso fare anch'io un corso... Sapete che cosa dovete fare? Una cosa importante, non si può conoscere tutto, è impossibile, però secondo me un bravo formatore o un bravo leader, chiamatelo come volete, molto spesso le risposte ce l'ha dalle persone con quali si interfacciano, quindi immaginate quanto è importante una leadership democratica ascoltare il parere degli altri, se ovviamente hanno lo strumento per poter dare un suggerimento. Molto spesso la figura del leader ha spingo il bottone, ti faccio la domanda e tu mi dai la risposta. Non funziona così. Ogni volta che io do una risposta, io posso soddisfare il mio egocentrismo, oppure essere spiazzato perché non conosco la risposta. Sono tante le motivazioni. Qualche volta invece, facendo tirar fuori la risposta all'interlocutore, lavoro su questo, ma nello stesso tempo abbiamo tutti quanti la corretta risposta. Mi spiego. Per me sarebbe stato molto più facile dire la mia. Do la mia risposta e voi mi dite, ma bravo, conosce l'argomento, wow. Però a me non cambia nulla, io vado a casa e non mi cambia nulla. Massimiliano oggi conosce la risposta, ma se l'è sentita dire da se stesso. Semplicemente perché gli ho detto, ma tu che cosa faresti? L'ho aiutato ad arrivare. Gli ho detto come doveva tu, per far passare la tua stessa passione, che cosa suggeriresti? E lui ha dato la risposta. Quindi il leader l'ha messo sulla strada, ma non ha dato la risposta, l'ha fatta dare a lui.
Un altro suggerimento che vi posso dare è fare questo. Ora, le competenze di cui voi avete bisogno è probabilmente riuscire innanzitutto a trasferire la passione che voi avete. Trovate il metodo per farla arrivare agli altri. Fategli passare una giornata insieme a voi, fategli vedere che cosa fate. Sicuramente poi dovete individuare il vostro target di riferimento. Se voi pensate di aver trovato la strada giusta, probabilmente è la strada giusta per la vostra testa, però dovete chiedervi chi sta dall'altra parte a sentire questo che sta qui a parlare. Chi sono le persone che stanno dall'altra parte? In base a quelli che sono loro. Loro vi suggeriranno, se ascoltate, quello che è giusto dargli e scoprirete che probabilmente a quel tipo di consumatore ci vuole il porta a porta. Oppure scoprirete che sarà necessario avere un sito internet. Oppure scoprirete che andrete a fare una rete di comunicazione interfunzionale, coinvolgendo la comunità, la collettività, il politico, non lo so. Però la risposta io non ce l'ho, perché io non so chi è il vostro target di riferimento. Quindi, condizione necessaria per l'implementazione di una corretta strategia è conoscere l'avversario. Io posso immaginare chi possa essere il vostro avversario, però dovete chiedere a questo potenziale avversario loro di che cosa hanno bisogno e qual è il metodo migliore per andarglielo a raccontare. Dopodiché, secondo me, individuerete chi è la manovalanza, l'intellettuale, il professionista di cui più avete bisogno. Tutto è scienza, non c'è pancia. È una scienza un po' strana, quella, il marketing e l'economia, però è molto, molto scienza. Numeri, domande, interviste, la risposta non ce l'avete voi. Tu devi chiedere al tuo consumatore, tu che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Come vuoi che te lo comuni? Vuoi che ti chiami a casa? Ti mangi un piccione viaggiatore o ti scrivo una lettera? E lui vi dirà, io per leggermi la comunicazione che tu mi vuoi dare ho bisogno di questo. E voi gliela darete. Farete esattamente come ho fatto io con Massimiliano. Tu che cosa faresti? Tu che cosa vuoi? Tu di che cosa hai bisogno? Trasferire la tua passione? Tu la tua passione come la trasferisci? Se la vivi. Io devo essere capace di farti vivere la mia passione. Vieni con me, statti a braccetto, ci prendiamo un bel caffè e stai un giorno con me e ti faccio vedere che cosa lavoro. Ti racconto magari la storia della rava della fava, ma con la giusta metodologia. Con un livello di comunicazione interessante. Dovete essere i primi ascoltatori dell'interlocutore. Dovete percepire se state annoiando, se state interessando. I giochi da soli non vanno bene. Guardatevi, osservate, guardate, capite, percepite il livello di interesse. Perché altrimenti parlerete da soli. Altre domande? Sì. Cioè, due o tre domande avrei. Come sono scritte? Ci mancherebbe. La prima è se magari dopo puoi dare un'occhiata velocissima al sito per avere un feedback. Certo, posso darlo da casa. No, okay. Però cioè, no, scherziamo seriamente, nel senso perché scherzamente. Un feedback riguardo come è fatto. Okay, giuro. Ma te la do, ti prometto che te lo do alla Miranda. Sì, va bene. Ok, lo faccio. Poi posso fare una domanda invece sull'azienda per cui lavori, specifica? Sì, certo, se posso. Se vuoi sapere il conto economico, no. No, non mi interessa. No, innanzitutto, lavorando con la disabilità, se c'è una politica di inserimento lavorativo di persone con disabilità all'interno, uh-huh. E quanti lavoratori ci sono, uh-huh. Se sono disabili fisici o intellettivi. Uh-huh. E poi qual è la politica, diciamo, più sociale? Nel senso, io ricordo qua abbiamo la persona più adatta. Infatti, anche perché prima si è presentato, sì. Mi è venuto di chiedere, appunto. Se tu vuoi rispondere, se no continuo io. Dimmi tu. Io innanzitutto volevo fare una domanda. Perché avete dei dubbi sul sito?
giusto così per capire, cioè, che cosa secondo voi. No, vabbè, siccome abbiamo rifatto da scusate, parlare al microfono, no. Quindi dobbiamo fare la sceneggiata tutti i tempi. Se invitessi il mio. No, siccome l'abbiamo rifatto da poco, e non abbiamo fatto uno studio su come fare il sito, proprio fatto a pennello. Abbiamo fatto, sì, a me, lui che è il tecnico informatico specifico, io che sono appunto dell'organizzazione, e abbiamo fatto tutta una serie di mappe concettuali per racchiudere tutta l'organizzazione, perché noi siamo in realtà tre organizzazioni formalmente diverse, abbiamo attività nel mondo della scuola, nella disabilità, insomma, sono vari servizi, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata fare una mappa concettuale di tutto e poi schematizzare, no? E volevamo avere un feedback riguardo. Però da come sì, me lo stai descrivendo, cose, effettivamente la prima cosa che mi è venuta in mente è che è noioso, cioè quindi che è noioso. Che, cioè, no, almeno, no, non lo so, da non come so, me lo stai descrivendo, cioè adesso non lo so, però una cosa è l'esperienza che ho io in una multinazionale è di lavorare con persone con diverse competenze. E la cosa che mi diceva il nostro local editor è che noi del marketing siamo responsabili del contenuto, lui del contenitore. Quindi se voi secondo me siete in grado di trasferire nella persona che è responsabile del sito il contenuto che volete andare a trasferire, il contenitore lo crea lui, quindi sarà sicuramente semplice da capire, sarà intuitivo, cioè non potete essere anche voi, perché voi siete degli specialisti nel vostro settore, non potete essere degli specialisti anche nella comunicazione del web, di tutti i tipi di comunicazione che esistono, perché ne esistono una marea. Poi, come diceva Dario, anche immagino che i vostri interlocutori siano diversi dai nostri, cioè io immagino il vostro interlocutore principale come una famiglia, come una madre o un padre che ha problemi con il figlio a crescerlo, perché magari il bambino ha, poi non so la situazione economica della famiglia, però anche quella può influenzare, quindi anche dove dovete andare a fare comunicazione è diverso a seconda del tipo del tra virgolette dei clienti o comunque dei vostri interlocutori. Però ovviamente, come diceva anche Dario, c'è una miriade di cose da analizzare, non può essere lui a darvi l'idea. Sicuramente il consiglio che posso darvi io, se dovessi mettere mani sul sito di IKEA farei un disastro immane. Nel momento in cui abbiamo fatto, e qui rientro nello specifico, nella mia zona, diciamo, di comfort, dovessimo fare un'attività ambientale o sociale, il mio compito è di trasferire quella che è l'idea. IKEA Bari ha fatto per due o tre volte, credo, il trasporto gratuito dei prodotti per chi veniva in negozio con i mezzi pubblici. Io ho dato l'idea, quindi io ho detto al mio collega, noi facciamo questo, rimborsiamo tot euro a chi viene in negozio con i mezzi pubblici, le modalità sono quelle, di come lo devi comunicare per essere impattante, chiaro, diretto, è un problema tuo, il contenuto non è mio. Io sono responsabile del contenitore, per questo vi dico, se voi che avete delle competenze prettamente psicologiche, di tipo psicologico, clinico, è difficile avere una competenza di quel tipo, perché rientra in tutta un altro tipo di esperienza. E questo, facendovi l'esempio della parte ambientale, diciamo, quella è la parte del marketing ambientale, quindi vogliamo comunicare l'attenzione dell'azienda per l'ambiente. Vieni in negozio con i mezzi pubblici, il tuo impatto sugli spostamenti è basso, IKEA ti premia in questo modo. Dal punto di vista sociale, non so se sapete che IKEA collabora con una serie di associazioni di volontariato, UNICEF, Save the Children, WWF, l'Associazione per i Rifugiati, a livello internazionale, quindi proprio a livello di IKEA Globo. A livello invece locale, in ogni negozio c'è un referente come me che si occupa di stringere rapporti con le associazioni di volontariato, quindi bambini in stato di disagio, handicap fisico o psichico o senza tetto, e cerchiamo con quella che è la nostra propensione principale, quindi il nostro business, cioè quello di vendere mobili, di rendere il loro lavoro e la permanenza, quindi in questo caso dei bambini o piuttosto che senza tetto, migliore nei luoghi dove si trovano. Quindi questo proprio in due parole brevissime è
il mio lavoro. Poi c'è tutta la parte legislativa che è più noiosa, vabbè, non ve la racconto. No, vabbè, sì, no, vabbè, sul sito comunque era giusto, siccome siete esperti, cioè, insomma, fate parte, no, Il problema è che non siamo esperti, cioè, non esperti del sito, dal punto di vista, cioè, un punto di vista, siccome lavorate comunque in una grande azienda e così via, un parere, sa, sembra interessante, da, anche in maniera naif, cioè nel senso da consumatore. Sì, nel senso io l'ho fatto vedere un po' a tutti i miei amici, ho detto che no, comunque pare, sì, tranquillamente possiamo molto, sì, possiamo così tranquillamente dargli un'occhiata, non c'è problema, almeno. No, pensavo a quello che dicevi rispetto all'idea dell'autobus, però quanto è importante che quest'idea nasca da IKEA e non dall'azienda Pinco Pallino che, cioè, è nata da poco, e, cioè, nel senso, c'è comunque un lavoro a monte, no? Proprio di credibilità, del marchio, di riconoscibilità anche. Sì. E quindi anche poi lo sviluppo proprio della comunicazione, del marketing deve essere fatto nel senso in linea con un conto è che lo fa IKEA, un conto è che appunto lo faccia un'altra azienda. Non so se ho capito la domanda, però sin dalle fondamenta, quindi da quando cominciamo a parlare del business plan, di quello di cui parlava stamattina, sì. Quindi sin dal business plan c'è la parte, uno dei cornerstone è quello della sostenibilità. Quindi l'obiettivo, uno dei quattro obiettivi, macro obiettivi principali dell'azienda è sicuramente fare profitto, far crescere le persone, sostenibilità e ridurre i costi. Quindi come vedi è uno dei quattro obiettivi principali. Da lì poi ovviamente tutti i reparti coinvolti, vendita, logistica, ovviamente sono impregnati di sostenibilità, quindi tutto ciò che si fa nella produzione, nei trasporti, nella vendita, viene fatto cercando di abbassare i consumi, cercando di impattare meno possibile sull'ambiente, di risparmiare le risorse, di avere risorse 100% sostenibili o comunque che provengano da una filiera controllata. Diverso è per una piccola azienda che sta crescendo, innanzitutto cercare di capire il business dove deve andare. L'ideale sarebbe partire già col piede giusto, però solitamente è una cosa che viene col tempo, solitamente quando ci sono poi i primi problemi di tipo legale o di tipo legale soprattutto. La nostra esperienza è che avere una gestione corretta dal punto di vista ambientale e avere un buon esempio dal punto di vista sociale aiuta sempre. Uno, perché evita una serie di problemi, due, perché l'azienda viene sempre, come diceva prima, da parte dei green consumer percepita come un'azienda attenta a tutte queste tematiche. Infatti da pochi anni, tra l'altro penso un paio d'anni, nelle statistiche, nelle ricerche di mercato è comparsa la voce proprio attenzione dell'azienda alle tematiche sociali. Fino al 2012 credo non esisteva proprio come domanda, da un paio d'anni IKEA lavora sulle tematiche sociali da credo dal 2000-2001 più o meno. Quindi immaginate, sono 14 anni. Cioè l'IKEA Way, che è il codice di condotta, diciamo la Bibbia di IKEA, è stato lanciato nel 2000, è stato promosso nel 2000. E riguardo l'inserimento lavorativo, non so se poi sono andati... C'ero la percentuale, me la devo ricordare, delle persone disabili. Siamo comunque sopra, poi correggimi se dico, però siamo comunque al di sopra di quella che è del limite minimo, anche di parecchio. La percentuale, quanto è quella il limite di legge? No, di più. Ci sono delle fasce proporzionali, cioè non è ricordo, forse 35, prendetela con le pinze, però siamo sicuramente al di sopra, ma siamo credo intorno alla trentina di dipendenti. Come sono inseriti, cioè in quale posizione lavorativa ricoprono? In tutte le mansioni. Diciamo trasversalmente in tutti... Sì. Le mansioni, poi comunque questo è un campo prettamente da risorse umane, però ricoprono tutte le mansioni. C'è solo il rispetto dell'eventuale patologia. Vabbè, sì, è chiaro.
nato da un mio bisogno. Io c'ho un cagnolino e sono andata a Bari a trovare la mamma del mio cagnolino. Quindi erano due cagnolini e decidiamo di andare in Ikea. Un paio d'anni fa, perché Teo c'ha 2 anni e mezzo, entriamo nell'Ikea e un addetto ci dà un carrello. Prendiamo questo carrello ed era un carrello diverso dagli altri, perché ha una base molto sollevata rispetto al fondo e anche una specie di linoleum grigio, dove noi abbiamo adagiato i due cani, un carrello, un cagnolino, un carrello, un altro. Prima volta che mi trovavo davanti a una realtà del genere. Quindi quanto è importante accogliere il cliente in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi bisogni. E poi un'altra cosa, questa è proprio piccola, vai in bagno, all'IKEA c'è l'appendiborsa per le donne, per gli uomini il borsello. Nei bagni pubblici non sai dove cavolo appendere il cappotto, la borsa, che noi donne abbiamo. Sembra una barzelletta, ma in realtà è una cosa importantissima, perché la mia borsa, io la borsa non la voglio far sporcare o bagnare mettendola sul lavandino, no? Per dire, adesso veramente ho detto una parentesi piccolina, però il fatto del cagnolino mi è sembrata veramente un'accoglienza particolare. E tutti, tra l'altro, tutti i clienti dell'IKEA, dove sta? Ma dove l'ha preso quel carrello, signora? Giù all'ingresso. Quindi penso che è veramente uno studio attento rispetto a che noi in Italia, ma io quando vado al supermercato mi devo portare il mio trasportino, metterlo dentro, perché altrimenti, cioè nell'IKEA c'è un bar, c'è una zona dove una ristorazione. Teo non lo nascondo, non l'ho messo nel trasportino. Certo, non l'ho fatto sguazzare tra tutte le... Quindi quando lui parlava, no, di accogliere, di stare attento a quello che serve, è effettivamente è una cosa molto innovativa, ma molto al passo con i tempi, perché abbiamo visto prima, in ogni casa c'è un animale. Quindi se in ogni casa ci sarà un animale, che sia un gatto che non si porta fuori, o che sia un cane, o che sia... cioè, tutti quanti avremo bisogno poi di entrare in un negozio, no? Che abbia questo servizio. Questo lo volevo dire perché mi è proprio... Vi ringrazio, grazie anche per le domande, quindi immagino se ci sono delle domande normalmente vi può aver stimolato qualche cosa nella vostra testa il mio intervento. No, grazie, veramente, semplicemente grazie a voi, questa giornata passata qui a Taranto, mi fa sempre piacere tornare. E quando volete scrivetemi e possiamo prenderci un caffè in Ikea, oppure non sono nella mia veste istituzionale di responsabile di questa azienda, ma in questo momento sono Dario, mi basta essere Dario, e oggi sono nella mia veste di docente, formatore per la vostra organizzazione, la vostra anche impresa, perché no. Quindi grazie, se volete Dario c'è. Grazie a voi. Ciao.